Benvenuti a tutti nel video della Big Family! Ciao a tutti big amici e benvenuti in un nuovo video della Big Family! Allora ragazzi... Io sono penso che... perché la mamma mi ha aiutato a prendere la diva e non mi ha portato anche l'ombrellino. Me lo sono dimenticata. No, a dire la verità, ma non me l'hai portato. Non è che me lo sono dimenticata, a dire la verità, perché mamma non sapeva che pioveva, allora è uscita e non ha preso su l'ombrellino di Giulia. Vabbè, dai, la prossima volta che la fa. Allora, noi non sappiamo niente, ve lo dirà Serena, Giulia. Serena. Serena dirà il video. Dirà lei il video da fare. Lei il video da fare. Brava. Allora noi non sappiamo niente. Sì. Con ciò Serena. Io ho mandato letto. Mi fa, io ho detto Serena che video faccio io, sì, il ciuccino di caramella. Serena mi ha detto, mamma, io gli ho detto che video facciamo Serena, e Serena mi ha detto fatti gli affari tuoi e lo scoprirai dopo. E qual è questo video? E lo scoprirai. Non me lo dici? No. E come lo diciamo ai nostri big amici? Se non me lo dici, cosa devo fare? Ok, continuerò a chiacchierare. Chiacchiera, vai. Allora, ragazzi, come dire. State? Vai. Aspetta, gli devo dire. Vai, dai. Hai una cosa di nascosto? Sì. Allora, ragazzi, in verità lei non sa niente. Oggi sono andata a scuola e ho preso una nota. Però lei non sa niente. Ok, ci sono. Eccomi. Ragazzi, ditemi qualcosa! Voglio saperlo! Vabbè, dai. Speriamo che non sia niente di brutto. Niente. Io vado a prendere una cosa. Ma quanto mistero che vedo! È bellito! In questa casa c'è troppo mistero! C'è l'ultimo pezzetto attaccato? Basta schiacciare con i dentini qua? Te lo farà mamma? Sì. Togli il dentino, se no puoi schiacciare i dentini. Parte. È venuta fuori la caramellina così. È l'unico modo per tirar fuori l'ultimo pezzo della caramella? Fatto. Dove sei andata? Via. Via, devi fare i compiti? Serena fare compiti oggi? No, abbiamo già fatto il video. Ciao mamma. Ci vediamo tra... quando finisco la scuola. Perché Serena? Perché non avevo finito un compito. E perché non l'avevi finito, scusami? Perché mi ero dimenticata. Cioè no, veramente, guarda che mi fai arrabbiare, Serena, però. Cioè mi fai arrabbiare. E vabbè, ognuno ha le proprie cose. Alessio è stato bocciato. Chi era stata bocciata? Cosa c'è? Ma che scusa sono? Io è la seconda volta che prendo una nota. Ma che scusa sono? Non è una scusa, mamma, infatti. Ma guarda che non sto scherzando, eh. Perché non glielo porti a papà? Faglielo vedere a papà, invece. No. Non mi interessa, però perché io non capisco perché non hai fatto il compito. È vero, ho sbagliato io a non controllarti i compiti ieri sera, perché tra una cosa e l'altra non te l'ho controllati. Scendi, direi che ti fai male. Perfetta.
Basta. Sai qual è il tuo castigo? Sì, lo sai già che c'hai il castigo. Telefono senza telefono. Il telefono basta per te, sparisce. Il telefono e non ti guardi neanche i video o cose nella TV, non mi interessa. Cioè, io non capisco. Cioè, veramente, mi fai arrabbiare. Comunque sono arrabbiatissima, eh. Adesso siamo venuti in cameretta. Adesso, da adesso in poi, guarda, forse ho sbagliato io, perché tante volte, io di solito gli controllo i compiti, però a volte mi capita che mi dimentico di controllare. No, cioè, non è che mi dimentico, che dico è tardi perché ho tante cose da fare. E allora Serena gli dico: Serena, hai fatto i compiti? Serena mi dice: sì, li ho fatti. E io mi fido, perché mi fido, ma da adesso in poi, allora, grazie, visto che è così, vuol dire che non mi potrò più fidare di te. Da adesso in poi non mi potrò più fidare di te. Basta, adesso in poi non te ne lascio passare più neanche una. Io pensavo chissà che cosa, che video facciamo, e invece cioè, alla fine mi hai fatto la sorpresa, mi hai fatto. Cioè, mamma, l'insegnante gli ha scritto... Mamma, nota, io lo so che l'ho, ora sono piccola, la maestra non mi dà quello per fare i compiti, no, ora io non faccio i compiti, sono grande. Cos'hai ora... da dirmi allora? Vieni qui, cos'hai da dirmi? Basta, adesso tu non... Io lo sto dicendo, ti sto avvertendo, la prossima volta basta, Cioè... Non voglio mai più vedere e sentire una roba del genere, mai più. Non mi interessa se ti sei dimenticata il quaderno, non hai fatto i compiti perché ti sei dimenticata il libro o perché ti sei dimenticata di fare il compito, che non te lo ricordavi, non mi interessa, A parte da adesso in poi, visto che non mi posso neanche fidare, non mi interessa, da adesso in poi in tutti i modi, anche a costo che li guardo di a mezzanotte e mi fermo un attimo e controllo un attimo. Cavolo, cioè non mi posso fidare, mi fai fare brutta figura anche a me, come se non ti controllassi. Che cosa hai da dire? Firma la nota, firmo sì la nota, e adesso martedì vuole anche l'incontro, che dobbiamo andare lì, a parlare. Cioè, mi fai fare una figuraccia incredibile, poi, io non lo so, ti dico, impegnati a scuola. Fino a un anno fa ti piaceva la scuola, fino a due anni fa, e ti piaceva tantissimo, e adesso stai iniziando a non piacerti, e inizia ad fregartene. Invece ti piaceva, lo dicevi sempre quando tornavi. Sì, infatti dicevi: io non sono come i miei fratelli, a me mi piace la scuola, l'adoro. E adesso invece... E stai diventando peggio, ma non è vero, ma no, non puoi neanche dire. La verità chiara è brava a scuola. Allora, l'unica che devo dire, e poi non è una scusante perché Chiara è stata bocciata, adesso è stato bocciato anche alle Chiara superiori. Chiara è stata bocciata non perché alle superiori, alle medie. No, Alessia è stato bocciato alle superiori. Alle medie. Alessia è stato bocciato in prima superiore, lo saprò. E Chiara è stata bocciata non perché andava male a scuola. Se Chiara è stata bocciata perché è stata più di un mese a casa perché stava male, e le professoresse mi hanno detto che hanno voluto bocciarla per fargli, perché aveva perso troppe lezioni, una parte del programma importante, e allora hanno deciso di bocciarla visso che sapevano che ci dovevamo trasferire qua. Dice: tanto deve iniziare un'altra scuola. Alessia è stata bocciata alle superiori. Perché è stato bocciato male. Alessio, sì, perché non si impegnava alle superiori. Tu sei in quinta elementare. Non posso essere bocciata per una cosa del genere. Non mi interessa, non è il fatto di essere bocciata, non essere bocciata. È il fatto che ti devi impegnare. Perché se no basta, tu non hai più niente. Adesso fra un mese è Natale, fra poco tempo, manca poco a Natale. Cioè, un mese e mezzo, così, il prossimo mese è già dicembre. Se tu continui a prendere, lo so che è solo la seconda volta. La seconda,
E infatti non riesco a capire perché la seconda volta ti ha già una maestra ti ha mandato, cioè ti ha ok la nota, ma che addirittura vuole parlare con me solo per la seconda volta da quando è iniziata la scuola. Boh, non capisco. No, no, quest'anno non ho preso note, neanche l'anno scorso in terza l'ho presa, solo perché non avevo portato il libro a scuola, quindi praticamente quella non era una nota, cioè era una nota, ma una nota che praticamente cioè, non contava perché avevo solo dimenticato il libro a casa e basta. Sono arrabbiata comunque. Guarda che per Natale poi riceverai poco e niente, o addirittura niente, se la prossima Babbo Natale poi non ti porta niente, te lo dico, perché comunque bisogna meritarsene le cose, bisogna impegnarsi e tutto, anche perché se no non ti faccio fare neanche più i video. Poi io non dico che chiudo il canale, perché i video li continuo a fare, ma li farò io con Giulia e Lorenzo e il resto della famiglia, se chi lo vuole fare. Tu poi, se vai avanti così, perché bisogna, prima viene il dovere e poi viene il piacere, l'ho sempre detta questa cosa. Da adesso in poi magari ho sbagliato anch'io che non ti ho controllato ieri, a volte capita, non sempre, perché a volte ti riguardo, ma non sempre, a volte capita che non ti controllo i compiti perché dico ma sì dai, tu mi dici ti fidi di me, come l'altra volta, sì dai mi fido, visto che mi dici così, però allora non mi devo fidare. Non ti sei dimenticata, non ti devi dimenticare, sai che hai un compito di andare a scuola, impegnarti, fare i compiti, il tuo dovere, e poi no! Se tu fai il tuo dovere puoi fare anche il piacere, poi viene il resto delle altre cose. Prima il tuo dovere è impegnarti a scuola, andare a scuola e impegnarti a scuola. Sono arrabbiatissima, davvero. Non ci sono scusanti, non ci sono. Ti sei dimenticata, perché non ti devi dimenticare. Però anche la maestra mi è sembrata anche un po' esagerata, nel senso, se come dici tu solo la seconda volta, è vero, poi martedì sentirò quando andrò a parlare con la maestra, se solo la seconda volta che ti sei dimenticata di fare il compito da quando è iniziata la scuola, ma è vero, anche lei è vero. Magari un po'. Solo in scienze. Però c'è comunque una possibilità, ok? Comunque, la prima possibilità, vabbè, è andata, capisco, okay, la maestra comunque c'ha ragione, perché se non hai fatto il compito c'ha ragione, cioè non è che dico qualcosa. La prossima volta spero che non succeda più, perché la prossima volta basta. Comunque il telefono te lo tolgo lo stesso, in castigo ci vai lo stesso, ecco. Da adesso in poi, anzi, fai più compiti del dovuto, di quelli che ti danno da fare. Mamma! Sai, io non lo so, mi devi sempre far arrabbiare. Pensavo che sbucavi fuori, che mi hai detto decido io il video, che non me l'hai voluto dire. Ecco perché non me l'hai voluto dire. Ma è solo la seconda volta, Mica... Primo è la seconda volta che non faccio compito. Basta. E secondo è la seconda volta che ho preso una nota, anche se la prima non era proprio una nota, quindi non potete contare la seconda nota perché la prima non era una nota praticamente. Sì, vabbè, comunque è la seconda volta che non hai fatto il compito da quando è iniziata la scuola, e non va bene perché è iniziata solo da poco la scuola, cioè da metà settembre e siamo all'inizio di novembre, scusa. Non va bene comunque così. Adesso da adesso invece vai in castigo, come no? Non ti devi neanche azzardare a dire non mi mettere in castigo. Adesso vai in castigo, il telefono, dov'è il tuo telefono a proposito? Non lo so. Tiralo fuori e me lo dai a me, basta, tu non lo vedi più. E per un bel po', finché vedo che non mettiamo tutto in regola. Cioè, l'altro giorno ho letto, devo dire la verità, l'altro giorno ho letto che l'altra maestra gli ha scritto brava Serena, continua così. Vai avanti, perché è la mia maestra preferita. Vai avanti così e ti stai impegnando, vai avanti a impegnarti così. Adesso, oggi, invece dall'altra maestra che... che hai preso la nota che non hai fatto il compito e che mi vuole parlare. Ok, che è la tua maestra preferita.
cioè la tua materia preferita, non quella, quella di inglese, la tua materia preferita, la tua maestra preferita, però come ti impegni anche in inglese ti devi impegnare anche nello stesso modo anche con le altre materie, ok? Perché poi mi fai fare brutta figura anche a me, mi fai fare brutta figura anche a me, perché dice ma scusa la mamma non ha controllato che non ha fatto il compito? Per una volta, cioè per una volta, una volta ogni tanto, quella volta che capita che non la controllo, succede così, cioè basta. Anche perché, cioè, sembra fatta apposta, sembra proprio la coincidenza, anche perché tu non lo sai se io non te li controllo o non te li controllo quella volta lì. Perché ho avuto, magari capita, la giornata che ho tanto da fare, vado a letto tardi, o magari c'è Lorenzo che piange, è noioso, lei finisce magari di fare i compiti un po' sul tardi, allora dico, ma sì, dai, mi fido io, per non farla andare a letto troppo tardi. Invece alla fine... Cioè, prendo la fregatura, nel senso, basta, da adesso in poi non succederà più. Stupida io che non te l'ho controllato, è capitato delle volte che non te l'ho controllato. Perché mi sono fidata. Dai, la seconda volta che prendo. Vabbè, però a me non mi piacciono queste cose. Perché addirittura devo venire a parlare a scuola con la maestra. Adesso firmo. Ad adesso e poi prometti che non succeda mai più una roba del genere, Devi prometterlo, Vabbè, poi sono capito. No, non posso prometterlo. Sì, perché se poi guardate la te l'ho promesso e se prendo una nota. Stiamo parlando di quest'anno, Poi il prossimo anno. Quest'anno sicuramente non li prenderò, me lo prenderò. L'hai appena presa? Dopo questa nota. Lo spero per te, lo spero, perché se no sono cavoli tuoi, a me non mi interessa. Niente ragazzi, noi vi salutiamo, abbiamo litigato in diretta io e Serena. Abbiamo litigato in video. Anche voi ragazzi, bambini, è successo che non avete fatto i compiti, avete preso una nota. Scrivetecelo nei commenti. È la verità, cioè ha scritto la maestra. È la verità, sì. È la verità, ha fatto la firma. Dammi lobby. Non ce n'è da vantarsene però. Anzi. Non sto vantando, sto solo magari dicendo che non è vero. Va bene, dai. Sempre un problema. Niente, vabbè, comunque ragazzi, ditelo anche voi bambini, se anche voi è mai capitato, se avete mai preso una nota perché non avevate fatto i compiti e la mamma e il papà si sono arrabbiati. Mi raccomando, fate sempre i compiti, cercate di non prendere le note e soprattutto di impegnarvi a scuola, perché prima viene il dovere e poi viene il piacere, come dice sempre mamma Jo e penso anche tutti gli altri genitori. E qualche volta lo dico anch'io. Ecco, e infatti, allora perché non lo fai? Mi devi far sempre arrabbiare. Se me l'era dimenticata, non è che posso dire. Ce l'hai dimenticata, vedi di non dimenticartelo allora. Tu, lei ha tante cose in testa, io cosa dovrei dire? Dovrei essere pazza allora con tutte le cose che ho da pensare. Niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto spolliciate, iscrivetevi al canale per chi non si è iscritto. Giulia non andare. Scriveteci nei commenti se vi piacciono le live e soprattutto diteci se vi piacciono i vlog, soprattutto oggi è un vlog perché è proprio la giornata che Serena mi ha confessato. Mi ha confessato, guarda mamma la pistolina, oggi è un vlog e mi ha confessato che mi ha fatto vedere e un real life, che ha preso una bella nota, è un real life oggi anche, infatti. Niente ragazzi, seguiteci sui social, Instagram e TikTok, scusate se ogni tanto non ha... a volte capita che mi blocco un po', che su Instagram non pubblico tanto perché ho tante cose da fare, a volte non ho neanche il tempo, con ciò ragazzi comunque voi continuate a seguirci anche lì e niente, commentate, condividete e ci vediamo dopo sulla nostra avventura e disavventura, quella di oggi. Infatti noi ci vediamo domani al prossimo video della Big Family.
Ciao amica Vinci, adesso tu stai in camera e ti fai i compiti tutto il giorno. Per una settimana sarà così, se non anche di più. Ciao! Ciao! No. Sì.